A Torino si è costituito anche il secondo ragazzo responsabile della rapina in farmacia in cui è rimasto gravemente ferito un carabiniere intervenuto per sventarla. Vicinanza al militare, che ora dopo un'operazione è fuori pericolo, arriva anche dalla ministra dell'Interno Lamorgese. Vediamo il servizio di Martino Villosio. Il sollievo nella notizia che il brigadiere Maurizio Sabatino è fuori pericolo, lo smarrimento davanti all'età di chi, secondo una prima ricostruzione di chi indaga, lo ha accoltellato. Un ragazzo di 16 anni che si è costituito nella notte, era ricercato in tutta la provincia, un giovane del quartiere, lo stesso in cui abita il carabiniere. Periferia nord di Torino, tessuto in cui non mancano microcriminalità e contraddizioni, ma in cui emergono anche gesti come quello di ieri sera. Sabatino, 53 anni, senza divisa, senza arma, fuori servizio, era in coda per comprare dei medicinali in Corso Vercelli. All'improvviso l'ingresso di due rapinatori con una pistola rivelatasi solo dopo una scacciacani. Prima che uscissero il militare ha cercato di fermarli. Uno dei due, a quanto emerge proprio il sedicenne fermato, ha estratto un coltello colpendolo 4 volte alle gambe, al fegato, al torace, prima della fuga in motorino con l'incasso. Il brigadiere è stato portato all'ospedale Giovanni Bosco, operato per 3 ore, salvo. A lui la solidarietà, il grazie del sindaco di Torino Lorusso, quella dei farmacisti della città. Ci siamo già parlati e staremo vicini al carabiniere che ha così agito eroicamente e cercheremo di aiutarlo per quanto possibile. Intanto anche il secondo rapinatore, a quanto emerge un 19enne, si è costituito ai carabinieri della stazione La Falchera.